Però adesso è lui rappresenta in qualche modo il vecchio, perché alle sue spalle c'è tutto il vecchio del partito, con un riferimento che insomma, appariva più che altro esplicito nei confronti di Bassolini. Lei rispetto a questa affermazione mi fa sì. Io terrò fino alla fine di questa vicenda un altro profilo, io non dico nulla di nulla su quello che dicono gli altri compagni, amici. I valori e gli interessi che vuole rappresentare. Non possiamo fare un partito da... Mi ha dato un po' troppo l'idea che è una specie di area, di zona, di campo, dove ognuno cerca, che ne so, la democrazia perfetta, il luogo benissimo, rifacciamo tutto, ma dico, poi noi dobbiamo risolvere quello da fuori, no? Questa perdita di vista che ci ha portato, se potrei farne l'elenco lungo, ma ha delle singolari contraddizioni, non so, siamo un partito che, non so, mette nello statuto il tema delle quote per le donne, però non fa una proposta per il paese di quote. Qui è. C'è qualcosa che non fila. Noi dobbiamo attrezzarci per rivolgere una proposta al paese. Allora, se è così, e è così, noi per diventare uno strumento che funziona, secondo me, l'ho detto, l'ho scritto, l'ho messo un po' nel titolo della mozione, dobbiamo riprendere prima di tutto il chi siamo noi, la carta d'identità, perché poi l'organizzazione del partito è una derivata di questo. E qui noi non abbiamo mica mai discusso, non abbiamo avuto modo, perché si era là a decidere se farlo questo partito, come farlo. Non se l'è discusso, poi abbiamo fatto correre l'idea appunto di un campo dove tu le varie culture le metti assieme, una vicina all'altra, quale vecchie, quale nuove che arrivano, perché più stai largo e più c'è un po' di tutto e più vecchi, poi magari le vecchie da tutte le parti, per noi non riesci, no? E allora ragazzi, noi qui, io parto da un posto che noi non possiamo fare un partito quotidiano, abbiamo già dato. Se vogliamo fare il partito del secolo dei riformisti italiani, bisogna che ci poniamo alcuni problemi, cioè alla prossima generazione noi cosa gli diciamo? Che ci sono quegli ex Margherita, che ci sono quegli NDS, che ci sono quegli ambientalisti nuovo cogno, che ci sono... O ci mettiamo a lavorare per la madre, per il rimescolo, per una cultura politica nuova, perché fare un partito è un'operazione di cultura politica prima di tutto. Poi impresa, famiglia, nuova generazione, al concreto, non al retorico, al concreto. Secondo, il linguaggio, cioè la capacità di avere orecchie, bocca adatte ad un rapporto all'altezza degli occhi, il meccanismo della politica, per quanto venga aiutato dal sistema tecnologico e comunicativo, alla fine il suo punto di caduta ce l'ha alla testa degli occhi, guardate. Popolare vuol dire che è inutile che io vada a parlare roba andare in fabbrica se non abbiamo la forza di mettere un volantino in fabbrica. Non sto mica detto che non devi andare, ci vogliono tutte e due le cose, se no non funziona. Popolare vuol dire un partito che è ovunque, è radicato ovunque, nel territorio e parte da lì il suo sistema di selezione dei quadri dirigenti, eccetera, eccetera. E di rinnovamento. Che cos'è il famoso rinnovamento? Che cos'è? Cos'è prendere un giovane e farne un simbolo e arrivare? Non questo. Rinnovamento vuol dire mettere in campo una generazione nuova, riconoscerla, non inventarla. Riconoscerla. E non tirarla su per cooptazione, ma per merito. Il merito in politica è quello che fai a casa tua. Il merito è quello che fai a casa tua, non è che ci siano delle...
formazione alla politica di un partito popolare. Quando comincia l'amministrazione capisci che il sì ti viene facile, no, è molto complicato, però se lo dici bene è anche meglio. Dal punto di vista della forma devi dirlo bene, deve capirsi perché no, deve capirsi bene. Quella situazione che ti aiuta a pensare che te il volantino lo dai dietro, tu lo dai dietro, e qualcuno ti bestemmia anche, perché non sono solo applausi. Dove li fai? Salutiamo il sindaco. Di chi lavora, di chi suda, puoi fare una società migliore non solo per loro, ma